Collegandomi al primo video che ho fatto sulla teoria e sulla fenomenologia di Celi Bidache, volevo approfondire un pochino un aspetto apparentemente molto astratto e filosofico, ma in verità con notevoli ricadute nella concretezza dell'esecuzione. Abbiamo detto nel primo video che la musica, o per meglio dire i suoni, per diventare musica, devono essere tra di loro correlati e connessi, e non solo i suoni, badate bene, ma tutte le frasi musicali, i blocchi di una composizione, i movimenti di una grande composizione devono essere interconnessi. Senza questo legame di causa-effetto, la musica non ha le condizioni per crearsi ed è la nostra coscienza che deve in qualche modo percepire queste correlazioni. Però queste correlazioni ci devono essere. Se queste correlazioni mancano o vengono nascoste, diciamo così, da chi suona, è chiaro che chi ascolta non ce la farà a percepirle. Quindi, non vivere i suoni come degli stadi separati, dei compartimenti stagni, ma come uno la premessa di quello che viene dopo, e quello che viene dopo è la realizzazione di quella premessa. Le due cose sono legate da uno stretto nesso di causalità. Dunque, l'ascoltatore, appunto, che non sa niente di musica, non sa di teoria, non sa niente di queste cose, vive gli eventi sonori, capite? O come delle monadi, quindi può essere bello il primo, brutto il secondo, bello il terzo, fine, e questa è la sua esperienza, oppure messo in una certa condizione, percepisce che A è la premessa di B che la realizza, poi B è la premessa di C che realizza B, finché si arriva alla fine. Attraverso questa idea, questo concetto difficilissimo da realizzare, però io penso che un musicista capisca questo, Celi Bidache afferma uno dei concetti più, se volete, filosofici della sua intera teoria, e cioè la fine deve essere contenuta nell'inizio, realizzando in questo modo la atemporalità, cioè il tempo scompare. E vuol dire, oddio, e uno dice, qui stiamo parlando di metafisica, non stiamo parlando di suonare uno strumento musicale. Però pensateci bene, se A è la premessa di B, ma realmente non premessa per modo di dire, la premessa concreta affinché poi sbocci B, e B realizza la premessa, ma a sua volta B premette C che realizza B. E andiamo avanti in catena fino alla fine. Voi capite che essere al momento A significa in potenza essere in B, in C, in D, in E, in F, in G e anche alla fine. Per cui se questi nessi sono chiari, l'inizio e la fine coincidono. E quando io mi trovo in A, mi trovo anche in tutti gli altri momenti, perché lì c'è la premessa perché tutti gli altri si realizzino. E naturalmente quando mi troverò in D, mi troverò contemporaneamente anche in A, anche in Z, anche in C, anche e così via. Questo è il concetto per Celi Bidache della atemporalità o della cosiddetta fine contenuta nell'inizio, perché le cose coincidono e perché l'ascoltatore viene messo nelle condizioni, la sua coscienza, di ridurre, questa è la parola filosofica usata, cioè di accorpare tutti questi eventi sonori, che sono tantissimi, ma che non sono più una molteplicità, perché hanno tutti un nesso fortissimo che li fa diventare una unità e quindi assimilabile e percepibile alla nostra coscienza. Questa per Celi Bidache è la condizione affinché la musica esista. Se noi abbiamo A, B, C e D, questa non è musica. Questi sono dei belli o brutti eventi musicali separati. Prendo l'esempio più banale che potrei prendere, per Elisa di Beethoven. Tutti conosciamo l'inizio e lo sappiamo. Per Elisa inizia con una ripetizione. Ha tra l'altro un'altra frase che Celi Bidache usava spessissimo: è la ripetizione in musica non esiste. Anche lì uno dice: ma come? Cosa dice? La musica è piena di ripetizioni. Ad esempio, per Elisa, questa non è una ripetizione. Allora, cosa vuol dire? Che
che in musica la ripetizione non esiste. Non esiste perché la nostra coscienza, una volta che ha sentito il primo suono, quando ne sentirà uno uguale, successivo, questo secondo suono sarà per forza influenzato dal primo che abbiamo sentito, perché noi per natura cerchiamo di correlare, cerchiamo di mettere in nesso l'uno con l'altro. Noi non facciamo questo, poi ce lo dimentichiamo, questo, oh, è nuovo. Non esiste questo per noi. Cioè, dovremmo far passare un lasso di tempo enorme, dovremmo fare così, poi aspettare. Ecco, allora forse questo diventa un nuovo evento. Ma nel momento in cui li concateniamo, il secondo vive del primo e il terzo vive del primo e del secondo, perché sono eventi che ci hanno già fecondato la coscienza, ci hanno già influenzato. E allora che cosa deve fare un musicista di fronte a questo? Deve creare i nessi affinché gli eventi abbiano una logicità e una correlazione. Ripetere non esiste, nel senso che non ha senso una nota o una frase ripetuta nello stesso modo tante volte. Perché se noi teniamo conto che la prima volta siamo stati influenzati e poi ne arriva una seconda e poi magari una terza e poi magari una quarta, noi dobbiamo porci la domanda: ma questa ripetizione che cosa produce? Produce un aumento della tensione musicale o produce una dispersione della tensione musicale? Dipende dal brano, dipende da dove ci troviamo. Per esempio, in Per Elisa, noi abbiamo questo inizio, no? Ok? Allora, siamo in La minore, bene, e c'è questa piccola introduzione con il Mi, che è la dominante dell'A. Ok? Il brano inizia ovviamente sulla tonica, come sappiamo tutti, da lì è proprio l'inizio vero e proprio. Allora questa premessa che cos'è? Questo ripetere la dominante più volte con la notina di volta, questa cosa qui, che cosa rappresenta? Rappresenta un incrementare la tensione o un e perdere la tensione? Ragioniamo. Questa è la tonica a cui noi arriviamo. Che cos'è una tonica, soprattutto all'inizio di un brano? È un momento di assoluta quiete. Non c'è movimento, non c'è tensione armonica, non c'è nulla, c'è un appoggio. Questo, l'inizio di Per Elisa. Più calmo di così si muore. Allora quello che viene prima che cosa fa? Fa che ci deve spingere, ci deve dare un impulso tensivo che viene risolto quando approdiamo sulla tonica, per cui io ho una ripetizione di incremento che si dissolve sulla tonica. Avrebbe senso? Capite che ragionandoci un attimo non è semplicemente dire a me piace più così e a me piace più colì. Sì, ma in questo modo il nesso tra la dominante che la precede e la tonica si perde completamente. Io faccio così, poi mi addormento, tra virgolette, e poi improvvisamente, ah sì, è la tonica, via, partiamo. Si perde la correlazione, diventa A e B. Forse A è bello così. Ma bellissimo, perché il suono si assottiglia. Ma che cosa c'entra questo con B? Niente, quindi non ha senso. Ha senso invece... perché A era la premessa tensiva per arrivare a B. Allora vedete che poi a questo proposito, andando avanti con l'inizio, siamo sulla tonica riposo quiete, cosa succede? Dominante, c'è un incremento della tensione che si dissolve nuovamente sulla tonica. E poi si ripete la frase, altra ripetizione. Questa volta la seconda frase va in più perché arriva al momento massimo in cui dobbiamo terminare. La prima volta non finivamo, ma finivamo. Quindi era sì tornare alla tonica, ma con la terza, con il Do. Qui invece nell'ultima volta si va proprio alla nota tonica e quindi c'è la vera finale dispersione
di tensione di questa prima frase, poi naturalmente ne seguirà una seconda. Ecco, banalmente in un, ripeto, brano semplice come questo, conosciutissimo, ma per capire che una ripetizione, un momento tensivo, un momento risolutivo, vanno vissuti e vanno, come dire, posti nel modo giusto. Se io dico, io sono un artista stravagante e a me piace dare la mia personalità al pezzo e quindi suono a modo mio. Magari uno potrebbe anche pensare che sia bello l'inizio, poi dopo quando fa piano, quando fa forte, ma manca la correlazione tra le parti. E quindi chi ascolta vive A, vive B, vive C. Non vive tutto come un'unità, non riduce e non si crea la musica.